Lo dico soprattutto per tutti i ragazzi che sono in sala, proprio per avvicinarli a questo tema importante che parte dalla solidarietà, che parte dal gesto del dono, perché prima ancora di attuare con questa importante scelta di vita, di aiutare gli altri, quindi di essere solidari con gli altri, dobbiamo fare nostro, dobbiamo far sì che questo concetto del dono a 360 gradi faccia parte della nostra vita. Dobbiamo pensare che purtroppo il mondo di oggi ci porta ad essere piuttosto chiusi, piuttosto relegati a fare scelte di carattere personale. Invece dobbiamo imparare tutti, lo dico soprattutto per i più giovani, che solo con la condivisione, che solo con l'appartenenza a realtà anche come quelle dell'Aido possiamo essere di un'utilità sociale fondamentale. Tutto quello che è stato trattato questa mattina si realizza per la grande capacità di questi nostri medici, di queste nostre eccellenze. Siamo in una regione in cui le eccellenze mediche certamente non mancano, quindi ringrazio il professor Cardillo per essere qui con noi, tra l'altro per la seconda volta nella nostra regione, perché era già con noi in questa provincia già lo scorso anno, a testimonianza del fatto che siamo in una regione importante, siamo in una regione in cui i numeri sono importanti dal punto di vista associativo del terzo settore, del volontariato, ma abbiamo necessità, lo dicono i numeri, l'hanno segnalato un po' tutti prima, anche l'amico Figoni, insomma, da questo punto di vista dobbiamo coinvolgere in maniera più attenta e più diretta i nostri giovani.